Ragazzi, mi raccomando, continuate così, lasciate ancora tutti un bel mi piace, perché se arriviamo ancora una volta a 7000, io domani vi carico subito il prossimo episodio. E mi raccomando, guardate tutto questo video e ascoltate bene cosa dico all'inizio, perché c'è un sondaggio per voi, un sondaggio molto importante. Io vi lascio al video, buona visione, bella! Bella a tutti ragazzi, qui è GiuoiTrenersante e ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui finalmente tornati con l'episodio numero 28 con la carriera di allenatore con il Cambridge su FIFA 18. Prima di iniziare ragazzi, voglio dirvi una cosa importantissima, ovvero che finalmente ho deciso di acquistare la maglia del Cambridge. Ma ho bisogno di voi per una cosa, perché ovviamente dietro la maglia voglio metterci un nome. Però quale nome metto? È scontato che i due giocatori che più rappresentano questa carriera sono Colombo e Uche. Quindi sul mio profilo Instagram trovate il sondaggio con la scelta: maglietta di Colombo o maglietta di Uche. Andate tutti sul mio profilo Instagram e votate. Ci mettete 2 secondi, mi chiamo Giuse360, andate lì e scegliete la maglia da acquistare. Io sinceramente preferisco più la numero 10 di Colombo, però lascio la scelta a voi. Detto questo, adesso iniziamo ufficialmente con l'episodio numero 28. Che cosa faremo in questo video? Cercheremo di finire tutto il mese di gennaio. Abbiamo la partita in casa contro l'Arsenal e poi ancora una volta la partita contro lo Stoke City. Dico ancora una volta perché l'abbiamo già affrontata ieri. La classifica è questa qui, 48-37, ma loro hanno una partita in più, quindi se vinciamo possiamo aumentare il distacco. Ho già preparato la formazione, che è questa qui. Anche il Gomez è un tantino stanco, però comunque lo confermo a centrocampo. Adesso possiamo andare ufficialmente a giocare la prima partita. Ovviamente siamo nel mese del calciomercato, quindi se Angel Gomez oppure qualcun altro verrà ceduto, proveremo a prendere qualche giocatore, altrimenti la rosa rimane questa. Detto questo, noi ci vediamo in campo. È tutto pronto? Ci siamo? Siamo in casa nostra davanti a tutti quanti i nostri tifosi. Colombo non ha la fascia da capitano, mi sono dimenticato. E inizia adesso Cambridge United Arsenal. Angolo per noi, lo batte Hazard, sembrerebbe buono per Konsa, è la parata di Leno. Insistiamo ancora noi con Hazard. Hazard è un bel destro, vediamo se gli viene a giro. E pallone fuori di poco, mamma mia Hazard. Ancora noi, sempre noi, stiamo insistendo. Uche se la mette sul destro, ci prova. E ancora Leno che la prende, poi di testa non ci arriva nessuno dei nostri. 20 minuti fatti praticamente in modo perfetto, ci manca solo il gol che non vuole arrivare. Come sta a scendere, ancora Leno che la prende, 6 tiri a 0. Colombo, il tocco per Uche, bellissimo dentro per Colombo che se la mette sul mancino, vorrei provarci con lui. A giro e pallone nel 7, mamma mia che traiettoria riesce a dare Colombo, straordinario. Questi sono i suoi tiri, questi sono i suoi gol, la sblocca lui nel nostro momento migliore, perché stavamo dominando la partita. Reazione Arsenal, Keita per la Gazette, no mamma mia, stava diventando un assist. Gonzalo Guedes dentro per Keita, è 1-1 al primo affondo. Gonzalo Guedes è un attaccante che a me piace tantissimo, ma non l'ho mai avuto. La Gazette, ancora loro, hanno preso coraggio, hanno preso coraggio. La Gazette, il tocco per Gonzalo Guedes, la Gazette con il destro Pizzarri. Gomez diventa buona peruce, il tocco per Colombo, la finta passa in mezzo a 2. Pallone debole ma preciso, 2-1, a segno ancora Colombo. Nel nostro momento peggiore questa volta, perché l'Arsenal stava attaccando. Uche, vediamo di chiuderla, Colombo, la finta, Colombo con il destro che ha nel suo piede. Quando tira con il destro non riesce a fare bene come con il sinistro, ovviamente. Ma non avevo scelta, dovevo tirare dopo il bellissimo dribbling. Adesso loro sono messi male però, occhio Uche, palla alta, bellissima, di scorpione, addirittura Colombo. Ed è anche abbastanza lontano Colombo, come l'ha superato, parata di Leno, poi Orsolini, che schifo, i brividi addosso quando tira Orsolini. 2 di recupero e l'arbitro fischia, bravissimo, perché stavano ripartendo. Non c'è più tempo, vinciamo 2-1, una partita veramente molto bella, abbiamo avuto tantissime occasioni, 18 tiri a 4 infatti, li abbiamo bombardati e alla fine ci portiamo a casa la vittoria. Partita contro lo Stoke City, ma guardate la classifica, 51-30.
37, dominio totale del Cambridge. Veramente pazzesco, non so che cosa dire. Colombo ha segnato 18 gol in 19 partite. Quello al secondo posto è Musa con 10 e già più 8 Colombo. Sistemo la formazione per chiudere del tutto il campionato. Metto Harper, metto Pavoletti, metto Consigli al posto di Orsolini, metto Williams al posto di Pierino e per il resto tutti quanti confermati. Se vinciamo questa partita abbiamo quasi vinto la Premier. Perché guardate che distacco, 51-37, ve lo faccio vedere di nuovo. E se vinciamo andiamo a quota 54, mamma mia, siamo anche in casa, non possiamo sbagliare. Questa è la squadra e noi signori ci vediamo in campo. È tutto pronto, ci siamo, siamo al Town Park in casa. Se non sbaglio la seconda partita consecutiva in casa. Inizia adesso Cambridge United Stoke City. Colombo diventa buona per Pavoletti. Occhio, girati bene, bravissimo. Frattesi per Colombo che se la mette sul mancino e suo piede. E da lì Colombo non sbaglia mai. Ma quanto è forte, ragazzi, quanto è forte Colombo. Io non ho più parole. Durante tutte le nostre carriere abbiamo avuto tantissimi giocatori forti, ma veramente tanti. Ma Colombo li sta battendo tutti. È incredibile come io con Colombo riesco a fare tutto. Qualsiasi cosa ho in mente di fare con Colombo, Colombo la fa. Frattesi per Colombo, di esterno Colombo, fallo di esterno, mamma mia. Butland, Messi in partenza. Cosa? Messi in partenza verso Cambridge. Messi in partenza verso Cambridge. Io voglio vedere la cifra che è stata offerta al Barcellona. Attenzione qui però, Vitinho, rimaniamo concentrati, dai, ci pensiamo dopo a Messi. Vitinho e paratona di Plizzarri, mamma mia. Non la riusciamo a chiudere questa partita e se non stiamo attenti loro la riprendano. Frattesi allontana via in qualche modo verso nessuno. Vediamo adesso se riusciamo a fare qualcosa. Pavoletti per Colombo, fallo di esterno per favore. Va bene lo stesso, va bene lo stesso. 2-0, doppietta di Colombo ancora. Ma vi immaginate se lì davanti avessimo Colombo e Messi? Che cosa riusciremmo a fare? Voglio vedere quale squadra vuole Messi, perché io non glielo lascio così facilmente. 2 di recupero comunque. Vediamo se l'arbitro va a fare l'ultima azione. Mi sa di sì. Mamma mia come sono ripartiti questi. Bebou, fermate a questo, pallone dentro e spaccata. Bel gol, bella azione, 2-1. Per fortuna che abbiamo fatto il secondo con Colombo. Assegno Vitinho che ci ha segnati anche nell'episodio di ieri, se vi ricordate. Comunque l'arbitro fischia alla fine, vinciamo ancora una volta 2-1 e ci portiamo ancora una volta 3 punti a casa. Il Liverpool ha pareggiato 1-1 contro lo United. Se non sbaglio il Liverpool si trova dietro lo Stoke City, quindi al terzo posto, quindi anche la terza in classifica ha rallentato. Interesse per Lionel Messi, il Manchester City ha offerto 53 milioni, mamma mia. Allora, noi i soldi non li abbiamo, non li abbiamo proprio. 0 euro di budget. Però voglio fare una cosa. Ha un valore di 40 milioni Messi. Ovviamente nella nostra formazione giocherebbe a destra al posto di Orsolini. Incontriamo i dirigenti del Barcellona. Qualcuno di voi ha già capito che cosa voglio fare. Solo un tentativo per non far andare Messi al Manchester City, che poi l'avremmo anche contro in campionato, tra l'altro. Cambio giocatori, Angel Gomez. Cambio alla pari, 43 milioni di valore, 40 milioni di valore Lionel Messi. Vediamo che cosa ci dicono. Vogliono un terzino destro, vi do Michael. Guardate che Michael è forte, eh. E non me lo conta neanche terzino destro, è talmente scarso Michael che non me lo conta neanche come terzino destro, me lo conta come difensore centrale. Mettiamo Sessegnon, ma ci sputeranno in faccia di sicuro. Non sono interessati, quindi niente. Lo scambio Angel Gomez Messi era perfetto però, perché avevano praticamente lo stesso valore. Poi in prospettiva è ovvio che Angel Gomez vale di più di Messi. Non dimentichiamo che Messi ha 34 anni attualmente. Comunque mi dispiace veramente tanto vedere Messi con la maglia del Manchester City. Tra l'altro l'avremmo anche contro, e l'avremmo contro praticamente adesso, perché se cambia squadra a gennaio noi abbiamo il Manchester City il mese prossimo. Va bene dai, partita contro il Crystal Palace. Faccio giocare la squadra delle riserve, che è questa qui. Una partita che non mi interessa. La coppa al momento no, non la voglio giocare. Siamo non so a che turno, turno 3, turno 40, non ho visto. Partita abbastanza semplice. Vediamo come se la cavano i nostri giocatori. Se riusciamo a riscaldarci, ok, schippiamo e perdiamo 2-0. Ok, va bene ragazzi, la coppa è l'ultimo obiettivo. Abbiamo anche l'Europa League, non vi dimenticate. Partiamo dai sedicesimi, quindi abbiamo 40 partite di Europa League. Bisogna dosare le forze e bisogna concentrarci sulle cose più importanti. Poi più avanti, quando magari avremo una formazione più compatta, riusciremo ad andare avanti
avanti su tutti e tre i fronti. Mi è arrivata un'offerta per Frattesi che rifiuto, assolutamente no, 77 di valutazione, 22 anni in crescita, giocatore che ha giocato molto bene con noi. Invece voglio accettare i 3 milioni per Mikael, però lui può giocare in tutti i ruoli della difesa, quindi no. Ha 30 anni, quindi l'avrei anche potuto cedere, ma il fatto che giochi in tutti e tre i ruoli c'è fondamentale in caso di giocatori infortunati o in caso di turnover. Ci ricorda un po' Gomez del Liverpool, ve lo ricordate? Che poteva giocare appunto in tutti i ruoli della difesa. Siamo arrivati comunque, se il gioco carica lo stemma, alla partita contro il West Ham. Offerta dell'Arabia Saudita, non ci interessa. Faccio giocare ovviamente la squadra dei titolari, che è questa qui. Rimetto la fascia da capitano a Colombo e possiamo andare a giocare subito questa partita. Siamo in trasferta, voglio assolutamente vincere per chiudere questo campionato. 56-38, questa è la classifica e abbiamo, come ho detto prima, il West Ham. 15 gennaio 2022. Queste qui sono le divise, questa qui è la formazione e noi signori ci vediamo in campo. È tutto pronto? Ci siamo? Siamo a London Stadium, le squadre sono in campo e inizia adesso West Ham Cambridge United. Frattesi diventa buona per Colombo, occhio Colombo, con calma il tocco dentro, bellissimo per Frattesi che la piazza! Pallone dentro, il portiere non può nulla, a segno Frattesi con un tiro straordinario. È per questo motivo che gente come Frattesi rimarrà con noi per tutta quanta la carriera. Giovane, pagato pochissimo, la plusvalenza potevamo farla ma non ci sto. E lui ci ripaga così, grande Frattesi. Favoletti, diventa pure per Frattesi, il tocco per Colombo che vuole rispondere con il mancino, parata del portiere. Sfida a distanza tra Frattesi e Colombo, che ovviamente non vuole perdere il suo ruolo da tiratore. Tiro di Gonza e pallone fuori. Attenzione qui, sono messi male, anzi noi siamo messi male. Pallone dentro 1-1. Siamo crollati, siamo completamente crollati nel finale di partita. Attacco totale e mi gioco la carta Uche. Già che c'ero ho messo pure anche il Gomez. Mikael, raccogliamo le forze per un ultimo sforzo. Frattesi è stanchissimo, Frattesi la finta se la mette sul destro. Vediamo se ci prova ancora, questa volta Murato, hanno capito come giochiamo. Colombo per Gomez, ancora per Colombo, dalla distanza, pallone fuori con la deviazione ovviamente. Colombo non sbaglia mai di così tanto. Calcio d'angolo, sembrerebbe buono per Uche che non ci arriva. Ma ci siamo ancora noi, anche il Gomez allarga dall'altro lato. Ok, per Mikael, 3 ore, il cross, bellissimo per Pavoletti che me lo sbaglia così. E l'arbitro fischia la fine, pareggiamo 1-1, una partita molto strana. Voglio vedere i tiri, 2 tiri a 10 e cadiamo, anzi, e pareggiamo la partita, 1-1. Abbiamo comunque 15 punti di distacco dal Liverpool, peccato perché potevano essere 17. Ci stiamo avvicinando piano piano alla partita contro l'Arsenal, non ci arriva nessuna offerta dal mercato e quindi senza soldi noi non possiamo acquistare nessun giocatore. Partita contro l'Arsenal con il Liverpool che ha vinto, quindi su una quota 43, noi dobbiamo assolutamente rispondere. Confermo ovviamente i soliti, metto però Pavoletti fuori al posto di Uche, Pierino al posto di Williams e Gomez al posto di Harper. Questa qui è la formazione con Orsolini a destra. Andiamo a giocare, non perdiamo altro tempo, 23 gennaio 2022, siamo in trasferta, non possiamo sbagliare perché voglio confermare il più 15 e siamo sotto la neve per la prima volta in questa carriera se non sbaglio. Mamma mia che emozione, questa è la squadra e noi signori ci vediamo in campo. È tutto pronto, ci siamo, le squadre sono già in campo e inizia adesso Arsenal Cambridge United. Anche il Gomez diventa buona per Colombo, la frenata, Colombo sul mancino, il tocco dentro 1-2, bellissimo, bellissimo Colombo con il piattone. Ma che gol abbiamo fatto, azione spettacolare, 1-2 tra due giocatori che si conoscono a memoria e passiamo in vantaggio dopo 4 minuti. Attenzione qui però, Keita, bucati subito, neanche il tempo di festeggiare. Uche diventa buona per Colombo, tocca di nuovo a noi, la finta su 2, occhio, si scontrano, Colombo in mezzo a 3, il cross per Gomez, come ha tirato di testa, pensavo facesse tipo una rovesciata, non me l'ha fatta. Ma Colombo si è portato dietro mezza difesa, Colombo ancora, la frenata, questa volta viene fermato. Mamma mia, pericolo numero 1 Colombo. Wilshere, la Gazette, El Neni, la Gazette, stiamo attenti, Ozil, giocano benissimo, la Gazette, tocco dentro Wilshere, no, nessuno ci va, e Gonzalo Guedes la sbaglia così. Ancora loro, ma perché crolliamo sempre negli ultimi 10 minuti? Plizzari la prende ma non riusciamo più a tenere palla. Attenzione qui però, contropiede, Colombo allarga dall'altro lato per Orsolini, salite, salite, Orsolini è stanchissimo, Colombo taglia, taglia, bravissimo Colombo, con il destro Colombo, e
poi sulla respinta non ci arriva nessuno. Occhio però, appoggiala, Colombo, con il destro sì. 2-1, finalmente un po' di fortuna, l'abbiamo ripresa. Contropiede incredibile, poi rimpallo, Uche fortunato, e con il destro Colombo batte il portiere. Sare a quota 22 in campionato. 2 di recupero e non c'è più tempo. L'arbitro fischia la fine della partita, va benissimo così. Ritorniamo a più 15 sulla seconda. Tutto grazie a questo signore qui, Colombo. 7 tiri a 5, partita molto bella, molto equilibrata, ma siamo noi a vincere. Allenamenti per Consigli, che sta facendo fatica a crescere. Ancora 69. L'ho allenato per 4 volte in questo video, perché sono passate 4 settimane e lui è rimasto a 69. Gli manca veramente poco per arrivare a 70, quindi probabilmente con il prossimo allenamento ce la farà. Offerta Peruce 4.700.000, assolutamente no, e Orsolini ci ringrazia. Ultime 2 ore alla fine, non è successo praticamente niente. Facciamo insieme l'ultima ora. Ho messo Angel Gomez sulla lista dei trasferimenti da praticamente 50 episodi, ma non mi arriva nessuna offerta per lui, nessuno lo vuole. Eppure sulla carta è un giocatore molto forte. Accettiamo comunque i 380.000 euro dal Cremona per Cosimo Insigne. Sto accettando tantissime offerte, ma lui non trova l'accordo. Speriamo che questa volta sia la volta buona. Mercato molto fiacco, perché si sono spesi solo 242 milioni. Se non sbaglio, nell'ultimo mercato siamo arrivati a 700 milioni spesi, se non ricordo male. Questa volta invece un po' di meno. Consigli, come pronosticato, arriva a 70 con l'ultimo allenamento del video, e la partita contro il Newcastle la giocheremo nel prossimo episodio. Offerta per Frattesi, no. Allenare questa squadra, assolutamente no. Allenare il Paraguay, assolutamente no. E calciomercato chiudo, lo sappiamo. Detto questo, noi ci possiamo salutare. Abbiamo 15 punti di distacco dal Liverpool, e se tutto va bene nel prossimo video inizieremo l'Europa League, perché c'è la doppia sfida contro il Sion. Abbiamo partite anche abbastanza semplici. Abbiamo il Burnley, abbiamo il Wolves, quindi possiamo fare tranquillamente turnover per poi giocare queste due. Se riusciamo a chiudere i conti qui contro il Sion, riusciamo poi a far giocare i titolari contro il Manchester City per poi fare turnover al ritorno. Dipende tutto dal risultato dell'andata. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo che sul mio profilo Instagram trovate il sondaggio per decidere la maglietta del Cambridge da acquistare, quella di Colombo o quella di Uche. Andate sul mio profilo e votate la vostra scelta preferita. Noi ci vediamo con un prossimo video, e mi raccomando, raggiungiamo ovviamente i 7.000 like se volete il prossimo episodio subito domani. Noi ci vediamo comunque con un prossimo video. Massimo supporto, bella!